وله هوار و بره بچنه نخوزی شفت اوالی دا گریه کودای گشه تو بلنه دای حیرانه بچنه بیلا و گیمه بیده نانی ماله برا به دا آسیم و بره بزریه هر که دم دمازه برا به مخوازه هر که دم درمیه برا به مبرمیه هر که مناره بینه سره و ملره کنه Mia cara, io sto bene. E anche i nostri figli. Gulè è a Samarcanda. Camus, lui è in Francia. Sta ad Alfortville. Dice che lì si trova bene. E dunque va tutto bene. Gli manchi tanto ai ragazzi. E manchi tanto anche a me. Ah... Anche di Lovan sta bene. La moglie gli dice sempre di smettere di bere, si arrabbia un po'. Ma per il resto va tutto bene. Stai tranquilla, non ti preoccupare per noi. O Meninch la va. Da? Romic, sono Robert. Da? Mi senti? Da! Avverti a Mo. Caraccio! Lo richiamo a mezzogiorno in punto. A mezzogiorno in punto? Da! Era per Amo, da Erevan. Il figlio gli ha scritto una lettera da Parigi. Azad, va a chiamare Amo. Corri via tuo nonno che lo cercano. Non c'è qui mio padre! È andato al cimitero! Ma funziona questo telefono?
Buongiorno. Buongiorno. Allora, come ti vanno gli affari? Bene. Sì, bene. E andrà sempre meglio. Ah. Che fine ha fatto Camus? Camus è in Francia, ad Alfortville. Da! Camus è lì? Da! Allo? Ciao, sono Robert da Erevan. Ho notizie di tuo figlio. Ah, Robert, sei tu? Mi senti? Come? Ho notizie di Camus. Dici che mio figlio Camus torna da Parigi? No, è arrivata una cosa da Parigi. Ah, Camus sta per tornare da Parigi. No, ti ha spedito una cosa che devi ritirare di persona. Ah, ho capito. Pogniel. Ma che succede? Mio figlio mi ha mandato qualcosa da Parigi. La devo ritirare io di persona. Sotto l'Unione Sovietica non ci mancava proprio niente. Beh, se per te la libertà è niente. Non c'era la libertà, ma avevamo tutto il resto. Diciamo che l'Unione Sovietica faceva finta di fare tutto per noi e noi di fare tutto per loro, ma ci mancava la libertà. Ma perché, scusa, tu non ci stavi bene sotto i russi? Spero che mio figlio sposi una ragazza del villaggio. Gira, con la fidanzata russa sono stati solo dispiaceri. Hai ragione, fratello. Ci stas. Che sei tu? Sono armeno apostolico. E tu che sei? Sono curdo Yezdi. A voi. Alla vostra. Ma non c'era proprio nient'altro qui dentro? No, niente.
papà. Mi servono soldi. Non ce l'ho. Mio fratello Camus, non ti ha spedito niente? Soltanto la lettera. Nient'altro. Niente soldi. Come niente? È la lettera. Mia cara, io sto bene. E anche i tuoi figli stanno bene. Camus è innamorato di una ragazza francese. Mi ha scritto una lettera. Ecco, stai a sentire. Caro papà, vi penso sempre tanto. A te, a mio fratello, alla mamma e alla moglie di mio fratello, al nostro villaggio. Pa, vai dalla mamma, valla a trovare. Devi dirle che io sto bene e sono contento. Già, non ho ancora il permesso di soggiorno per lavorare, ma ho una ragazza
che amo tanto. Fa vedere la sua foto alla mamma. Ah, eccola. Io non ti dimentico. Io non vi dimentico mai. Tuo figlio Camus da Parigi. Ecco, lo vedi? Lui sta bene, è contento. Però è un figlio ingrato. Lo sa che qui non c'è lavoro. Che la mia pensione non arriva a $10. E non mi ha mandato nemmeno un centesimo. Ma non ti preoccupare. È mio figlio. E io gli voglio bene lo stesso. Chatem Serum. La pago la prossima volta. Posso salire lo stesso? Tombe la neige sur la vieille passée. Tombe la neige et mange sa vie de noix. Ce soir, cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche, le sortilège, tu ne viendrais pas ce soir, ma crimon désespoir, mais tombe la neige. Impossible manège. Che hai rotto? Scusi, mi è scivolata dalle mani. Le mani ti dovrebbero cadere. Che aspetti? Pulisci, sbrigati. I tuoi vestiti li ho tutti sistemati nella valigia marrone. Per me non ti preoccupare. Io metterò tutte le mie cose nella camera da letto. Perdonami, moglie mia, ma sono costretto a venderlo.
Buongiorno. Buongiorno. È pesante? Un po'. Che fai, compri o vendi? Vendo, vendo. Quanto vuoi? $30. $15. È per mio figlio. Si sposa tra 20 giorni. Anch'io l'ho comprato per il mio matrimonio. Allora? $10. Eh sì, è un buon armadio. Porterà fortuna a voi e a vostro figlio. È un affare. Grazie. Mi sa che abbiamo fatto male. È stato uno sbaglio comprare questo armadio. Tu dici sempre cose giuste, solo che le dici troppo tardi. Potresti anche essere più gentile. Non mi rompere le scatole. Te l'ho chiesto prima di comprarlo. Io rompo le scatole? Sono io che le rompo. E forse mi porti pure sfortuna. Dovrei lasciarti qui a crepare di freddo. Ma sono troppo buona. Mettiti seduta. Portabagagli. Magari possiamo metterlo dentro, pagando bene, inteso. Qualcuno ci dia una mano, per favore. Vieni, aiutami. Sì. Aspetta! E che fai? Ah, ci sono le nostre valigie! Aspetta! Dove vai? Edward, perché sei partito dalla Georgia? Edward, perché sei partito dalla Georgia? Edward, perché sei partito dalla Georgia? Edward, perché sei partito dalla Georgia?
La pago la prossima volta, va bene? Grazie. Mia figlia non è più vergine. Mio figlio tornerà presto. Non basta, che tornerà presto non basta. Deve tornare per sposarla. Tua figlia lo ama, vero? E tuo figlio ama lei, non è così? Allora dov'è il problema? Tua figlia è qui. E tuo figlio tornerà presto e tutto si sistemerà. Romic, mia figlia non è una puttana. Una vodka lemon. Prego. Signora, perché si chiama vodka lemon? Se sa di mandorla. È l'Armenia. Ti ricordi? Quelle sere tutti insieme. I bambini erano piccoli. Quanti film abbiamo visto? Adesso tutto è a pagamento. Il gas, la luce, l'acqua. Non c'è più l'Unione Sovietica. E neppure tu sei più con noi. Perdonami, cara, ma devo vendere il televisore. Ma funziona o non funziona? Funziona davvero? Sì, funziona. E quanto vuole? Il prezzo suo. Voglio $150. Niente. No, è troppo caro. Facciamo 100. Niente. È quello. Di nuovo, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, il televisore funziona? Sì, te l'ho già detto che funziona. Gli ho offerto $100. 120. E va bene, $100 per voi. No. Allora che dici? Ti piace? Sì.
No, non più di $80. Facciamo 90. Ah. No, l'ultima offerta è 80, se no non ne facciamo niente. D'accordo. Che c'è che non va? Non mi sento bene. Vuoi bere un po' di questo? Dopo di lei, signora. Sono venuto per te. Buongiorno.
Secondo te trovo lavoro a Mosca? Io non vivo più a Mosca. Sto a Novosibirsk. E a Novosibirsk? Lì hai un amico. Puoi dire un fratello. Ho diversi affari là. Non c'è problema. Questa volta che fa? Paga? Avanti, salga. Signora, salga. Signora non c'è oggi? Che ci posso fare? Quanto le deve? $5.
5 per la luce. 1 per l'olio. Mm-hmm. 1 per lo zucchero. Sì. Tieni. Mamma. Figlia mia, non li avrai comprati? No, mamma. È il regalo di un ammiratore. Stai bene? Sì, benissimo. È tutto a posto. Ha già pagato il signore. Prenda, è per lei. Grazie.
No, faccio io. Vada. Vada a sedersi. Quando è morto? Nel 94. Ho due figlie. La più grande è sposata, sta nel Kazakistan. Zine, la più piccola, vive con me. È un artista. Lavora? Lavora. Suona il pianoforte in un albergo, ma non ha uno stipendio. Niente di fisso. L'unica cosa sono le mance. Era fidanzata con un ragazzo che le aveva promesso mari e monti. Ma un giorno ha avuto il visto per l'America. È partito e non si è visto più. Mia moglie è morta poco tempo fa. Io ho tre figli. Gulé, che vive a Samarkand. Camus è in Francia, ad Alfortville. Ah. E poi di Lovan, che vive qui, ma è senza lavoro. Доверчивость и нежность.
Mi piace stare qui. Sto bene a casa tua, ma devo rientrare. Vuoi già andare via? Allora vado a prendere la moto del mio amico e ti accompagno a casa. No. Preferisco andare da sola. Vieni. È il matrimonio di mia nipote. Свою кортежу.
Buongiorno. Buongiorno. Com'è andata? Oggi bene. Quante bottiglie hai venduto? 17. Sì? 17 va bene. Vedi, Nina, non si guadagna abbastanza. Devo chiudere bottega. Come? Devo chiudere. Mi dispiace. Sì, va bene. È pronto, vi stiamo aspettando! Allora? Che? I soldi che mi hai promesso. Che me ne faccio di questi?
Mi avevi promesso di prestarmi $2,000 e anche di darmi un buon lavoro a Novosibirsk. Lo so quello che ti ho promesso. Partite domani. Devi darmi più tempo. Tra un po' si dice che mi passa l'appetito. Aven, che fanno quei due? Vengono a mangiare o no? Adesso arrivano, parlano d'affari. Vai a chiamare. Salute, salute, salute. Salute. Il pranzo è pronto, venite. E se non ti sta bene, allora te la puoi anche riprendere. Torna dentro, figlia mia. E chiudi la porta. Buongiorno. Buongiorno. Come vanno gli affari? Non mi lamento. Quanto costa la divisa? Solo $20. Niente, niente. No, no, no. Troppo cara $20. $8. Che dici? Ti piace? No, $15. Ti starà benissimo. Ah. È come nuova. Non c'è bisogno nemmeno di un rammendo. Facciamo $10. E va bene. Niente, niente, niente. Fammela vedere. Vattela a provare. Vai.
Da. Amon. Da. Sono Robert. Da. È per Amon. Dalla Francia? Non lo so. Allo? Amò? Robert. Devi venire di persona. Se è soltanto per una lettera, non ci vengo fino a Erevan. È importante. Quando passa qualcuno del villaggio, dagliela. È una busta grande. Ma no, è lui che chiede i soldi a me. Lenin, sempre con te. Lenin, sempre tra noi. Perché $10? E quanti ne vuoi? L'ho fatto 2 volte. Sono almeno $40. T'ho pagato la cena. I cioccolatini. E tutte le spese accessorie non ce le metti? Benzina, macchina, vestiti. Ti ho comprato perfino le mutande che hai addosso. Vieni qui, ti ho detto. Se non ti sta bene, non sei l'unica ragazza sul mercato. Puttana! Oh.
Buona fortuna, figlia mia. Ho sgombrato tutto. Voglio imbiancare la casa. Ho bisogno del tuo aiuto. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Comprate o vendete? Allora? Non vendiamo, fratello. Allora, arrivederci. Ce soir, tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout dans l'âme blanche, l'oiseau sur la branche, pour le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, m'écris mon désespoir.